niente, dico, mi licenzio. Il mio capo fa: no. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video. Oggi siamo qua con un video molto leggero. Scusatemi di nuovo che io non sono molto bravo ultimamente con i video, ma il weekend scorso ho avuto veramente zero tempo per filmare, quindi non sono riuscita a filmare qualche video. Erano condizioni pessime, quindi devo essere un attimo decente per poter filmare. Quindi mi scuso veramente, cercherò di ritornare con i miei soliti due video a settimana. E niente, oggi facciamo un video molto leggero, non zero waste, oggi non diciamo merda a nessuno, non stressiamo nessuno. Faccio una story time. Un sacco di tempo che non faccio story time e tantissima gente mi ha detto: perché non fai story time? Perché è una vita noiosa, raga. Ecco perché non faccio story time. Cioè, non so che story time fare. Magari ci sono delle story time che per me potrebbero risultare noiose, ma per altre persone potrebbe essere di intrattenimento. E siccome ultimamente su YouTube guardo solo story time, ho detto: beh, potrei fare qualche story time giusto per alleggerire un attimo la nostra frustrazione con il mondo e la gente che distrugge il pianeta. Ok. Allora, oggi vi parlerò dell'intensa settimana che ho avuto. Oggi siamo il sabato, sì, siamo sabato. Questo video non so quando lo pubblicherò. Insomma, vi parlerò di quello che è successo questa settimana. Allora, per chi mi segue da tanto tempo, per chi ha visto i miei vecchi video sul Canada, forse avete visto il video dove parlavo del mio lavoro, di come è andata anche la mia esperienza lavorativa in Canada, forse avete anche visto il video dove dico che voglio lasciare il Canada e anche il video di che io non lo posso più lasciare per la situazione adesso, insomma ci siamo capiti. Questo è un riassunto molto breve. Cosa è successo? Che io durante, insomma, questa quarantena, un po' come tutti, non me la sono passata bene molto mentalmente e tantissimo a livello lavorativo, perché purtroppo è stato stressante per tutti. Non sto a dire che ero l'unica stressata al lavoro, sono sicura che tutti abbiano avuto un brutto periodo. Cosa è successo? Che in questo periodo io ho iniziato a dire: ok, voglio cambiare lavoro, basta, sono stufa, non mi pagano abbastanza per questa merda, basta, sono stufa. E ho iniziato a mandare curriculum tipo dappertutto, cioè qualsiasi cosa mi capitava, stock, mandavo, mandavo, mandavo. Nessuno si è fatto sentire fino a 2 settimane qua, quando si sono fatti sentire in quattro. Tutti insieme, nella stessa giornata, tutti mi hanno chiamato. Ovviamente adesso col coronavirus, giustamente, i colloqui si fanno tipo: prima ti chiamano al telefono, se gli piace ti chiamano per un secondo colloquio, che è quello faccia a faccia, solo che anche adesso col coronavirus lo fanno tramite tipo Zoom o tramite, insomma, tramite internet lo fanno, in modo che ti vedano, eccetera, eccetera. Ti fanno sempre le stesse domande, magari fai il colloquio con una persona, tipo la direttrice, insomma, ci hanno capito. Questa è stata una cosa positiva in realtà, perché giustamente lavorando da casa potevo fare questi colloqui senza effettivamente dire: ah sì, devo andare a fare cose, a cosare. Quindi è stato abbastanza utile anche lavorare da casa per questo motivo. Insomma, cosa è successo? Io prima delle mie ferie, che sono state all'inizio di agosto, avevo passato veramente delle settimane tremende al lavoro ed ero tipo veramente dopo le ferie, avevo detto: basta, io torno là e mi licenzio, basta, sono stufa. Solo che ovviamente è soporaccia, quindi non è che potevo licenziarmi così e non fare niente. Quindi ho detto: no, vabbè, calmati Doina, si va, si lavora, intanto si cerca e se si troverà qualcosa, bene. Cosa è successo? Che insomma mi sono fatta sentire in quattro. Su quattro colloqui ho avuto tre seguiti, cioè ho avuto tutti e quattro i seguiti, solo che il quarto tipo non mi hanno presa, ma in realtà mi interessava veramente poco quel lavoro, vabbè. E quindi tipo tre mi hanno fatto il follow-up e c'era un'agenzia che mi interessava tantissimo. Allora, io lavoro nella traduzione, questa agenzia invece era nel marketing. So che sono due mondi a parte, però la mia posizione del lavoro sarebbe stata molto simile a ciò che faccio adesso. Quindi ero molto interessata a questa cosa, ho fatto il colloquio, mi sono sembrati super carini, super simpatici, il lavoro sembrava yuhuhu, bla bla bla, insomma, ci hanno capiti. E loro mi hanno detto: guarda, ci facciamo sentire, dovresti sapere tutto entro venerdì, massimo lunedì. Questo stiamo parlando di settimana scorsa, avevo fatto il colloquio di martedì. Arriva venerdì, non si sono fatte sentire. Venerdì mi chiama un altro lavoro per il follow-up, per il seguito, per il secondo colloquio, e mi fanno: vuoi fare il colloquio con noi settimana prossima? Ho detto: vabbè, sì, dai, cioè, che cambia, questi qua non si sono fatti sentire, aspettiamo ancora lunedì. Non si sono più fatti sentire. Martedì ho fatto il colloquio con questi altri, questa terza agenzia, insomma, no, questa seconda agenzia, perché gli altri due li avevo scartati io a prescindere. Quindi la guerra era tra queste due, insomma. Io ero molto interessata a quel posto del marketing, e poi invece questo qua che ho fatto il martedì di questa settimana, era sempre in traduzione,
lavoro uguale uguale a quello che sto facendo in questo momento. Quindi il cambio sarebbe stato semplicemente iniziare a fare lo stesso lavoro in un'altra agenzia, però con più soldi. Cioè, principalmente questo era il cambio. Quindi cosa è successo? Che questi qua si sono fatti sentire subito, cioè il giorno stesso loro mi hanno detto: guarda, noi ti offriamo questo, dici se sei d'accordo, se vuoi pensarci va bene, eccetera. Io ci avevo pensato, ho detto, siccome mi avevano offerto comunque una somma che era sì, era uno stipendio più alto, ma non c'era sta grande differenza di stipendio, perché qua comunque dallo stipendio tolgono un botto di tasse, quindi tu, cioè, magari sei pagato anche, cioè all'anno tu sei pagato, ti sembra tantissimo, poi al mese effettivamente non è tantissimo. Quindi avevo detto: beh, io non sto a cambiare lavoro per boh quei 100-200 dollari di differenza al mese, perché piuttosto sto al mio lavoro, che so già il mio lavoro, conosco i colleghi, conosco tutto, cioè non ha senso iniziare da capo tutto, perché io comunque l'indeterminato. Quindi cosa è successo? Che io gli ho scritto un'email la sera dopo, perché ho detto: io vabbè, io non ho niente da perdere, tanto vale farsi valere, insomma. Io non sono una di queste persone che si fa valere, sono pessima. Se io devo chiedere qualcosa al lavoro, tipo aumenti, non ce la faccio. Io sono proprio, probabilmente sono tipo la perfetta dipendente che non si lamenta mai, non dice mai niente. Vabbè. E niente, quindi alla fine ho detto: vabbè, scrivo un'email, ho detto: guardate, va bene tutto, però insomma io non posso lasciare un indeterminato per cominciare un'altra agenzia, che erano 6 mesi di prova oltretutto, neanche 3, 6, sì, 6 mesi di prova oltretutto, non 3, soltanto possono 3 di prova, poi c'è l'indeterminato a prescindere, a meno che non sia un contratto effettivamente che ti dicono è solo di un anno, sostituzione maternità o robe simili. C'è un ragnetto sulla mia giacca, ragnetto, io non ti voglio uccidere, però non sulla mia giacca. Cosa è successo? Che io a questi qua ho proposto: se mi date questi soldi, ok, ci sto. Questi qua il giorno dopo mi hanno chiamato e fanno: sì, ci stiamo, boh, top, perfetto. Io ho detto: ok, allora devo licenziarmi. Arriviamo mercoledì. Mercoledì, la sera, dico: ok, ho scritto la lettera di licenziamento, mi sono messa davanti al computer e ho scritto l'email. Non volevo, cioè non mi piace questa sensazione di negatività in cui una persona dice: me ne vado, lascio il lavoro, cioè, perché comunque è un anno e mezzo che lavoro per questa compagnia e mi sono comunque anche affezionata a certi miei colleghi, so già fare il lavoro, insomma è una cosa, è abbastanza easy peasy. Ci sono giornate stressanti, ma credo che nessun lavoro sia perfetto, cioè credo che tutti i lavori hanno i loro difetti, pregi e difetti che siano. Quindi cosa ho fatto? Ho scritto questi email tardi, erano le 9, ho detto: vabbè, adesso il mio capo non è che si leggerà le email, la vedrà domani mattina e ciao. Quindi ho scritto l'email al mio capo e alla mia lead manager, quindi io faccio la project manager e quindi abbiamo una responsabile solo dei project manager, insomma. Quindi si vede che lei era sveglia e mi risponde, mi fa: Doina, tesoro, cosa è successo? Cosa vuol dire questa email? E io ero tipo: beh, vuol dire che voglio licenziarmi. E lei mi fa: no. E io ho detto: in che senso no? Mi fa: senti, cosa è successo? Raccontami, eccetera. L'ho chiamata, ci siamo chiamate sia quel giorno sia il giorno dopo. E gli ho detto: guarda, un periodo è stato un po' così, ho parlato un po' di alcuni motivi, ho parlato di alcune cose che in questo periodo sono andate, ho parlato anche di altre cose. Io ho detto: adesso io non voglio fare la vittima, non voglio fare quella che si lamenta, eccetera. Lei fa: no, ma questo è il problema, che tu sei sempre stata una molto silenziosa, non ti sei mai lamentata del lavoro, non ti abbiamo mai vista tipo lamentarti o così simili. Quindi per me il fatto che tu adesso ti stai licenziando è una sorpresa tremenda, cioè nel senso, cioè una sorpresa negativa, perché pensavamo che tutto andasse bene, proprio perché tu eri sempre là, tranquilla, cici, cocò. Sì, perché io sono fatta così, cioè cosa devo dire? Devo lamentarmi del mio lavoro col mio capo? Certo che non lo faccio, ma ci mancherebbe. Solo che lei mi ha detto: guarda, comunque devi capire che se ci sono dei problemi devi venire a parlarci, non devi farti problemi. Io sono una che si fa problemi, cioè io non mi piace lamentarmi, non mi piace dire: ah, sai, questo qui, cioè non mi piace, cioè non sono a scuola, sono maggiorenne, sono vaccinata e tutto quanto, quindi non è che mi piace andare. Però è anche vero che da una parte è anche colpa mia il fatto che io non ho parlato di certe problematiche, ma mi sono lasciata solo, cioè mi sono semplicemente innervosita per i cazzi miei, diciamolo così. Quindi abbiamo parlato al telefono e lei mi fa: no, allora c'è qualcosa che possiamo fare, perché veramente non vogliamo che tu te ne vada, se c'è un qualcosa che possiamo fare per tenerti, diccelo pure, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente io ho detto: guardate, io ho avuto questa offerta, gli ho detto i soldi che mi hanno offerto, che comunque era abbastanza una bella differenza tra quello che mi pagavano loro. Quindi io ho detto: mi hanno offerto questo, non sto a mentire dicendo che non me ne vado per i soldi, perché sì, me ne vado anche per i soldi, perché ho detto ultimamente ho avuto
sto avendo delle spese alle quali devo far faccia, quindi diciamo che sono delle spese non indifferenti, quindi purtroppo mi serve più cash, cioè come la pecunia, mi serve la pecunia. E quindi cosa è successo? Che ovviamente tipo loro hanno detto riesci a stare in stand by un giorno, non sparlare con gli altri, insomma stai in stand by, ti ritorno oggi in giornata. Ho detto ok, vabbè, perfetto. Cosa è successo? Che loro, lei subito dopo un'oretta mi è ritornata, mi fa: senti, noi ti possiamo offrire questo, tutto, che alla fine era la stessa offerta che mi ha fatto l'altra compagnia. Quindi ovviamente io nella mia testa ho detto, beh certo, grazie a cacciare, cioè, nel senso, ovvio che mi va meglio stare in questa compagnia, visto che adesso abbiamo comunque parlato, ho capito che insomma sono anche io che devo un attimo aprirmi di più, sono io che devo, quando ho problemi, di effettivamente cioè rivolgermi ai miei colleghi, non star lì a incazzarmi da sola. Purtroppo questo ho un caratteraccio, quindi quello è, cioè io sono sempre dell'idea che devo risolvere i miei problemi da sola, questo è il mio grosso difetto. Quindi insomma mi ha fatto molto piacere il fatto che loro comunque mi hanno fatto questa offerta, che hanno cercato di tutto per tenermi, anche tutto, cioè potevano benissimo dire ok, ciao raga, noi ne assumiamo un'altra che paghiamo meno, ciao, nel senso, cioè, ovviamente potevano fare anche così senza problemi. Alla fine io ho detto ok, perfetto, mi fa: mi raccomando, mandami un'email per iscritto dove dici sì, rimango con questi soldi e noi dobbiamo cambiare il contratto e bla bla bla. Fin qua tutto bene. Sembrerà che tutto sia finito bene, no? Dici ok, bravo, hai avuto l'aumento, hai avuto ciò che hai voluto, boh, complimenti, e sì, ok, bravo, cioè, ok, sì, che bello. Cosa è successo? La giorno stesso, giovedì sera, mi chiama la compagnia di marketing. Mi chiama la compagnia di marketing e mi fanno: ciao tesoro, lo so che non ci siamo fatti sentire, quindi siamo disposti, cioè scusami, abbiamo avuto un po' di casini, eccetera, eccetera, però ti vogliamo tantissimo. E io ero tipo... It's too late! Cioè, ho detto, allora, è successo ciò, io sono stata molto onesta, ho detto, ho avuto un'offerta da una compagnia, i miei capi hanno lottato per me, per tenermi, ho accettato la stessa offerta che l'altra compagnia mi ha fatto per farmi tenere, quindi, insomma, adesso sono in una posizione un po' scomoda per dire al mio capo nuovamente, eh sì, sai, alla fine mi licenzio in realtà. Quindi io ho detto, mi dispiace veramente tanto, però pensavo, non vi siete più fatti sentire, pensavo che aveste trovato un'altra persona, non vi preoccupate, no hard feelings, nel senso, cioè, è andata così, doveva andare così. E io, questo è stato tramite email, loro mi hanno chiamata, ma io dopo ho scritto un'email, perché tipo, stavo facendo altre robe, ho detto, non ho tempo di chiamare, poi c'era un orario fuori dagli uffici, sicuramente loro non erano in ufficio, e ho scritto un'email, loro dopo quest'email mi hanno scritto... possiamo chiamarti? E io le ho detto, ma che minchia vogliono? Mi chiamano il giorno dopo, che era il venerdì, ovvero ieri, e mi fanno, ciao, allora devi capire che ci sei piaciuta veramente un botto, la direttrice ti ama, ti vuole, e io ero tipo, ok, però siete arrivati troppo tardi, dovete arrivare un giorno, siete arrivati mercoledì, sarebbe stato... perfetto, cioè sarebbe stato tipo il top del top, cioè sarebbe stato il momento perfetto, cioè il timing perfetto. Però purtroppo How I Met Your Mother ci insegna che il timing is a bitch. Ecco cosa ci insegna. Quindi io ho detto disp, e tipo loro, e la persona mi fa: c'è qualcosa che possiamo fare per averti? E io tipo, io mi sono sentita malissimo, perché ho detto, questi stanno litigando per me, io sono basita. Ovviamente una persona, se io fossi stata una persona diversa, un pochino più stronzetta, un po' quella che dice approfitto di ciò che il mercato mi offre, avrei detto, boh, senti, mi date questi soldi, tipo più di quel che ovviamente sarei pagata, queste condizioni, mo io vengo da voi. Che per carità si poteva anche fare probabilmente, perché siccome quando ti vogliono veramente, tu potresti anche farli stare alle tue condizioni, come è giusto che sia, cioè se tu me vuoi io ti do delle condizioni e vediamo se si può arrivare a un accordo. Solo che io mi sarei sentita veramente veramente male verso insomma il mio attuale capo nel dirle di nuovo, ma alla fine sai, me ne vado davvero. Quindi, per quanto io avrei voluto veramente tantissimo quell'altro lavoro, trovo che fosse stato una... come dire, che doveva andare così. Io credo abbastanza a questa cosa del che ogni cosa capita per un motivo. Quindi, doveva andare così. Ovviamente,
cioè tipo lui che mi dice guarda che non ti costa niente chiamarli, chiederli cose che ti offrono, cose che non ti offrono, giusto per fare una comparazione. Poi ovviamente non è detto che il lavoro ti piaccia, questo lavoro che tu fai adesso ti piace, lo conosci, lo sai fare, quindi c'è già almeno stress di iniziare. Poi ovviamente si inizierebbe tutti in smart working, ci sarebbe una formazione, ovviamente la formazione magari sarebbe tipo un po' così. Però sì, diciamo che se loro fossero arrivati un pochino prima, io avrei accettato e non mi sarei fatta, diciamo, corrompere dal mio capo per restare, perché sarebbe stato un lavoro completamente diverso, cioè avrei detto lascio il lavoro per proseguire una carriera abbastanza diversa. Quindi in quel caso loro non è che potevano fare qualcosa, sì, magari mi avrebbero comunque detto dai ti offriamo questi soldi, cerca di rimanere, e lì sarebbe stato a me dire ok, cos'è che mi converrebbe fare. Quindi insomma, sono stati dei giorni abbastanza frustranti. Io lo so che adesso qualcuno dice ti stai lamentando perché troppa gente ti voleva, abbastanza, perché nel senso mi sono sentita molto frustrata che un'occasione che volevo veramente tanto è arrivata un pochino troppo tardi, e io dopo mi sono trovata un po' mi sono trovata un po' tra due fuochi, del tipo che sì, il mio capo è venuto, è stato alle mie condizioni, mi ha fatto questo aumento eccetera eccetera, il che mi fa molto felice, perché mi sono sentita apprezzata, anche che è una cosa che io non mi sono sentita molto ultimamente, cioè che non mi sentivo molto apprezzata al lavoro, sembrava che, cioè alle volte ho fatto delle cose, sembrava che fosse la fine del mondo, perché abbiamo un po' di clienti particolari, e niente, quindi è stato anche questo frustrante, mentre adesso questo è come se mi avessi dimostrato che magari non faccio così schifo, magari sono effettivamente, so fare il mio lavoro, woohoo! E niente, quindi questo è ciò che è successo negli ultimi giorni. Però sì, dubito fortemente di prendere il lavoro in marketing, anche se mi sarebbe veramente, 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 veramente tanto piaciuto, però mi sentirei veramente tanto, tanto cattiva a effettivamente di nuovo ad andarmene. E niente, io credo che ho finito, questa story time forse è tipo lunghissima, ho finito e spero che vi siate divertiti ad assistere a questa cosa, perché c'è gente che mi segue su Twitter che ha assistito in diretta a tutti questi updates e c'erano tutti ok, cosa farai, e niente, è stato molto divertente. Niente, quindi io chiudo il video qua, noi ci vediamo la prossima volta e ciao.